Su Alcaraz ci siamo sbagliati perché dopo le finals dell'anno scorso pensavo, almeno personalmente, che andasse i primi tre in 2 anni. Ho sbagliato di brutto. È andato numero uno in neanche una. È impressione come brucia le tappe. Fa impressione, ma fa impressione la struttura che ha dietro. Cioè, quello che piace a me di Alcaraz, al di là di quello che si vede in televisione, è la struttura che ha. Cioè, ha un percorso, un progetto ben strutturato, con un passo dopo l'altro, e quella è la parte che a me piace di più. Che poi sappia competere, l'avete visto tutti. Ha delle caratteristiche fisiche, mentali e poi tecniche fuori dal comune, ma quello che a me piace è ha un obiettivo e lavora soltanto per arrivare a quell'obiettivo, migliorarsi al di là dei punti, la classifica, e poi tiene di conseguenze. Per quanto riguarda Jannik, credo che sia un dualismo sano, molto sano, che porterà ad alzare il livello di entrambi, tant'è che ogni volta che giocano contro entrambi alzano l'asticella. Jannik ha soltanto bisogno di un pochino di tempo, però ecco, credo che di queste partite che abbiamo visto a New York ne vedremo ancora parecchie.